il bianco e nero di un film e di uno stile entrati nella storia del cinema e della moda. È un omaggio alla pellicola L'anno scorso a Marienbad, firmata nel 1961 da Len Resnais, la nuova collezione di prêt-à-porter per la prossima estate disegnata da Virginie Viard, direttrice creativa Chanel. E il maxi schermo panoramico sembra davvero abbracciare le modelle, interpreti di una giovane moderna super francese visione di Coco, tra tailleur, pantaloni e giacche in lana bouclée, fiocchi e pois, luminosi abiti da sera a volte indossati anche con l'impertinenza di un calzettone o di un calzino corto. E il carosello finale con la struggente colonna del film resta uno dei momenti belli da ricordare della Fashion Week parigina. La Tour Eiffel illuminata nel buio della notte, il nero dei lunghi capi e cappotti in pelle, gli occhiali scuri che schermano lo sguardo delle modelle, l'emozione che alcuni show di moda riescono a regalare. Accade quando a scendere sotto i riflettori è Anthony Vaccarello, direttore creativo Saint Laurent. Intimità della notte, sensualità degli abiti dalle silhouette allungate, leggerissime, a tratti evanescenti, che regalano movimento e svelano il corpo come in una danza intorno alla fontana del Trocadéro. Ed è un debutto in grande stile quello di Zimmermann, marchio australiano delle sorelle fondatrici Nikki, designer creativa, e Simone. Casting stellare di nuove bellissime modelle, interpreti di quelle giovani donne fan e ambasciatrici di un brand che con il suo stile moderno, romantico, gioiosamente seduttivo, sta conquistando tutti. Anche l'Italia, dove Zimmermann, in pochissimo tempo, ha aperto ben 5 boutique, l'ultima a ottobre nel cuore di Firenze. E Wonderland, la nuova collezione allestita nel giardino e sotto il colonnato del Petit Palais, piace molto anche a Parigi. Le donne capiscono quando fai qualcosa che le faccia sentire bene. È molto importante sentirsi bene in un abito ed è quello che noi cerchiamo di ricordarci e di fare ogni volta con il nostro lavoro. Lei è a Londra, inossidabile e inarrestabile a 81 anni, a manifestare per il sociale. Mentre suo marito è pronto a testare il coraggio di top model modelli, sicuramente tutti amici, per resistere su trampoli da 25 cm di zeppa. Al Teatro Lirico di Parigi entra in scena la nuova, rinascimentale collezione Andrea Skronthaler for Vivienne Westwood. Ed è subito meraviglia. Ed è subito show. Ed è proprio la forza degli abiti, creativa e identitaria che sia, quella che Miuccia Prada immette nella sua nuova collezione Miu Miu. Capi giovani e funzionali, tra parca in nylon e gonne a vita bassa, slip in vista e grandi tasche, per una sfilata capace di rileggere il classico e reinventarlo. La scrittura è un al di là in formato alfanumerico. Ho avuto un nonno tipografo, per cui da piccolo andavo nella sua tipografia e questo odore di inchiostro, trielina, questo suo scegliere con queste pinze i caratteri, aveva un che di magico e anche un po' inquietante, perché era questo luogo di odori forti, di mani sporche di inchiostro, era bello. Quasi un'eredità familiare. Pier Francesco Favino ha vissuto fin da piccolo il fascino del mondo della carta, della scrittura. Un rapporto ancestrale che è diventato una collaborazione con un simbolo di questa eccellenza. 150 anni di storia che inizia a Milano, attraversa Roma e Firenze, arriva a New York e Singapore. I miei appunti sul mio lavoro, sui miei pensieri sono quasi tutti a mano. A casa mia scriviamo tutti, che siano note del tipo compra il latte, fino ai biglietti che ci si lascia magari partendo presto la mattina senza vedersi, fino alle note che ci si lascia prima di andare a dormire. E la scrittura è anche il filo conduttore dell'ultimo film appena uscito, Colibrì, tratto dal libro di Sandro Veronesi, in cui le lettere annodano fra loro i sentimenti di una vita intera. Mio papà era molto appassionato di... scriveva, aveva una bellissima calligrafia. Vedevo la cura della penna. La penna era un oggetto personale, bello, maschile, identitario. E da lì un pochino questa cosa l'ho assorbita. Carta e penna preservano la fragile bellezza di tutto ciò che invece non è replicabile. Ecco le impronte digitali della personalità umana. Otto
generazioni. Una storia di esclusività sartoriale che inizia a Napoli nel 1780. La famiglia Cilento ha tramandato lungo un'asse ereditaria mai interrotta la passione e il lavoro artigianale di un'eccellenza italiana esportata in tutto il mondo. Nel cuore di Brera, a Milano, in un luogo dal sapore antico, l'eleganza della tradizione, non solo maschile. Parlare di eleganza è molto complesso e allora io lo sintetizzo in pochissimi passaggi. Io penso che l'eleganza sia la grande naturalezza, cioè di ognuno di noi. Ognuno di noi deve esprimere quello che veramente si sente di esprimere. Un posto in cui si perde il senso del tempo per entrare in un mondo di bellezza, storia, arte e buon gusto. Tessuti da modellare in abiti o camicie, maglieria pregiata anche su misura, accessori maschili e femminili che regalano ancora oggi eleganza a chi li indossa. Ma soprattutto le cravatte, realizzate con maestria unica. La storia della cravatta è una storia molto antica. Chiaramente la cravatta nasce, è un'evoluzione dell'ascot. La prima cravatta che origina un po' della nostra tradizione, della nostra storia, è la cravatta sette pieghe sfoderata, cioè la cravatta senza animo all'interno. In realtà è proprio un foulard ripiegato sette volte e chiuso interamente a mano. E poi c'è quella con l'anima all'interno, più simile alle cravatte a cui siamo abituati. Sempre sette pieghe, realizzate con sete pregiate, rigorosamente a mano e dai disegni esclusivi. Un'attenzione particolare al nodo, una vera sfida per i più appassionati. Il nodo Cilento, per esempio, consiste in movimenti sapienti per arrivare con sei passaggi ad un risultato impeccabile. Fra i lampadari e i cimeli di famiglia si mescolano i ricordi di quella che era l'antica spezieria e poi farmacia. Sei anni di lavori di ristrutturazione alle spalle. Il tutto a due passi dal vicinissimo orto botanico. Quasi 250 anni di storia e di erbe officinali, diventato un museo. Nell'antica spezieria era praticamente il bacino delle erbe officinali. Quindi le due realtà vivono in simbiosi, sono due eccellenze, due grandi storie che convivono insieme. E se l'eleganza non ha tempo, la sua interpretazione richiede qualche riferimento d'eccellenza per raccontarla e trasformarla in un modello a volte ripetibile. Gli uomini più eleganti che tracciano un po' la storia dell'Europa, diciamo così, posso dire il Duca di Windsor e Gianni Agnelli. Gianni Agnelli, insomma, è un imprenditore visionario, insomma, che ha impostato dei canoni che poi negli anni sono stati anche amplificati e seguiti. Sta diventando una delle modalità di vacanza più ambite. Le prenotazioni crescono in una dimensione del viaggio che ha perso connotazioni stagionali per diventare un'esperienza da vivere tutto l'anno. Le novità in arrivo per la stagione invernale sono crociere ai Caraibi di 7-14 giorni con Antille, Giamaica e tanto altro, e poi gli Emirati e l'Oman, dove avremo la nostra ammiraglia Costa Toscana, ricorderete il palcoscenico sul mare durante il Festival di Sanremo, con soste lunghe, pensate due giorni a Dubai, due giorni ad Abu Dhabi e due giorni a Muscat. La crociera è quel sogno per molti, oggi diventato possibile, con offerte e soluzioni sempre diverse, che arricchiscono la dimensione del viaggio. Anche in cucina, con chef stellati, fra Italia, Francia e Spagna. Oggi abbiamo a bordo menù firmati da tre chef super stellati che sono in condizione di soddisfare qualunque palato. Abbiamo lavorato molto sul fronte dell'intrattenimento per far divertire quanto più possibile i nostri ospiti sia durante il giorno che durante la notte, e abbiamo arricchito oltremodo il palinsesto dell'esperienza a terra, cercando di renderle sempre più esperienze locali, vicine alle culture locali. Escursioni sempre più lunghe e coinvolgenti che hanno reso vincente la stagione estiva appena chiusa con risultati sorprendenti. Ma anche nei prossimi mesi il viaggio in nave con quel fascino esclusivo si rivela una scelta molto contemporanea. Le nostre aspettative, o meglio, il nostro desiderio forte è che si possa davvero tornare a una normalità e a una serenità che consenta a tutti di viaggiare in assoluta tranquillità. E la possibilità di programmare una vacanza unica in qualsiasi mese dell'anno. Hey, hey, hey.
richieste in continuo aumento, ritorno del turismo internazionale. L'Italia resta, nonostante tutto, the place to be, il luogo in cui viaggiare. In generale è sognato come meta turistica, il turista viene in Italia per il suo paesaggio, per la sua neogastronomia, per il modo di vivere italiano. Quello stile unico e irripetibile che diventa status, da gustare anche solo per una vacanza, da qualsiasi paese di provenienza si arrivi. Le tendenze viaggio per il 2023 si confermano quelle che hanno portato al successo il turismo in Italia quest'estate, un settore che vale il 13% del PIL. Quindi rimanere in Italia e soprattutto visitare le città d'arte e quell'Italia minore che poi minore non è. Benessere in tema di benessere fisico e di benessere psichico. C'è una fortissima attenzione alla sostenibilità che ormai è diventato un elemento imprescindibile, sostenibilità in senso ambientale ma anche sociale oltre che economico, e quindi è oggi una sensibilità che caratterizza il turista nella scelta della destinazione e nella scelta dell'esperienza. È la regione sognata, scritta, adottata dagli stranieri. La Toscana segue proprio quel flusso energetico virato al benessere. Il visitatore ricerca davvero un luogo dove rigenerarsi, dove il viaggio è anche dentro se stessi, non è soltanto il luogo di un'esperienza mordi e fuggi, è un'esperienza che si fa immergendoci dentro alla comunità. E quindi ancora piccoli borghi, realtà locali lontane dai circuiti tradizionali del turismo, con percorsi tracciati in un atlante del cicloturismo. Tutti i percorsi in bicicletta si possono fare in Toscana. Sono quasi 20.000 chilometri di percorsi mappati, percorribili con tutti i tipi di bicicletta, sportiva, turistica e fuoristrada, il cui insieme appunto rende molto interessante come la regione Toscana come bella destinazione a cui pensare per fare un viaggio slow. Sempre restando in Italia, con qualche variazione iberica sul tema, si può pensare anche al mare, da vivere in nave. La gente viaggia, le navi sono utilizzate per viaggiare per motivi di lavoro piuttosto che per il proprio viaggio di istruzione. Noi siamo riusciti a diversificare, a rendere reale quello che è un concetto spesso astratto, destagionalizzare. E proprio nell'assenza di stagioni, la possibilità di cercare esperienze diverse tutto l'anno. Da questo weekend, per festeggiare Halloween con destinazione Barcellona, a quelli dedicati allo sport, al ballo, fino al viaggio per l'ultimo dell'anno. E poi via, in giro per il mondo. Vogliamo continuare a offrire ai nostri ospiti destinazioni sempre nuove. Quindi alla nostra presenza consolidata ormai nel Mediterraneo 12 mesi all'anno, ai Caraibi 12 mesi all'anno, stiamo aggiungendo sempre nuove esperienze. Il Nord Europa, il Sud Africa e il Sud America, i giri del mondo e nel periodo invernale anche Emirati Arabi, Mar Rosso e altre destinazioni arriveranno. Con un record di passeggeri ad ottobre e 3 nuove navi pronte per essere varate. Un turismo in cui non esistono più le stagioni. La carta, quel materiale dal profumo inconfondibile, da sempre legata a sensazioni piacevoli, non solo olfattive o tattili. La carta è un materiale più che contemporaneo, biodegradabile, riciclabile, compostabile, rinnovabile. Tutti elementi che ne fanno uno dei migliori esempi di economia circolare e sostenibile. Quasi 50 anni di storia per arrivare a modellare la carta per gli utilizzi più diversi e con caratteristiche sempre più tecnologiche. Una realtà tutta italiana. Un gruppo di aziende profondamente familiare, con una storia imprenditoriale illuminata da valori come il rispetto dell'ambiente, lungo l'intera filiera integrata, dalla raccolta fino al prodotto, nel solco di una sostenibilità che abbraccia tutto, anche la conversione al fotovoltaico, energia al 100% rinnovabile, adottato in molti impianti di un gruppo presente con stabilimenti in 7 regioni italiane, dal Trentino alla Puglia. Ogni anno Progest raccoglie 1,5 milioni di tonnellate di carta da macero e la trasforma poi in cartone, che viene convertito in imballaggi. Oltre 2 miliardi di contenitori l'anno completamente biodegradabili, riciclabili e resistenti
in grado di sostituire altri materiali con caratteristiche meno ecologiche e di soddisfare una richiesta sempre maggiore dell'e-commerce. La famiglia Zago, il fondatore e i suoi quattro figli, hanno conservato e rinnovato negli anni il proprio impegno in un settore in continua evoluzione, guardando al futuro. Soluzioni tecnologicamente avanzate per utilizzare le risorse in modo efficiente per ridurre gli sprechi e una ricerca continua per produrre materie leggere e performanti, ma soprattutto sostenibili, che si accompagnino ad una nuova quotidianità. Parigi in festa, turismo, moda, like, tutto ciò che piace. Sostenibilità, salute, economia. Like, tutto ciò che piace. La sostenibilità come principio per fare impresa. Questa storia inizia in Germania nel 1876. Oggi coinvolge 75 paesi nel mondo, oltre 170 stabilimenti, in cui nascono prodotti usati da milioni di persone. Abbiamo definito una strategia che abbraccia tutte le tre dimensioni della sostenibilità, ambientale, sociale ed economica, con obiettivi ambiziosi da raggiungere entro il 2030 per abbattere l'impatto ambientale dei processi, andando oltre la neutralità carbonica. Un viaggio verso l'economia circolare, una trasformazione costante dei processi produttivi, delle formule dei prodotti sempre più verdi, del packaging sempre più sostenibile e facile da riciclare. Essere climate positive significa togliere dall'atmosfera più gas serra di quanti ne produciamo, un po' come fanno gli alberi. E per arrivare a questo traguardo, che in gergo si chiama emissioni zero negative, dobbiamo innanzitutto risparmiare energia. E questo lo facciamo ottimizzando i processi e diventando più efficienti. Il percorso inizia negli stabilimenti in cui si producono adesivi, cosmetici e prodotti per la pulizia per la casa. Passa dalla logistica, privilegiando trasporti che coniugano rete stradale e ferroviaria. L'Italia sta dando un enorme contributo al raggiungimento degli obiettivi che Henkel si è data a livello globale. Siamo stati ad esempio uno dei primi paesi del gruppo ad acquistare energia generata da fonti rinnovabili, e questo più di 10 anni fa. Made in Italy, l'idea di ridimensionare i fustini dei detersivi. 3 centimetri in meno in altezza e il 25% in più di merce su ogni camion, con un risparmio di 160.000 chilometri all'anno e relative emissioni. E poi siti di produzione a emissioni zero. 3 sono già attivi in Germania. Questi siti hanno completato la conversione energetica e usano solo elettricità verde e biogas. E questo è un percorso che stiamo estendendo ad altri stabilimenti. In tutto il mondo, ottobre si colora di rosa. È infatti il mese dedicato alla lotta al tumore del seno. Fra le notizie più importanti di quest'anno c'è quella che riguarda il tumore del seno cosiddetto triplo negativo, per il quale oggi è disponibile l'immunoterapia, la frontiera più avanzata della lotta al cancro. Il tumore mammario triplo negativo rappresenta il 15% dei tumori mammari. È un tumore particolarmente aggressivo, ma è anche un tumore con un'elevata risposta ai trattamenti convenzionali. La buona notizia per le nostre pazienti è che abbiamo sviluppato una combinazione di immunoterapia e chemioterapia che aumenta la probabilità di quella che noi chiamiamo risposta patologica completa, vale a dire scomparsa del tumore al momento della chirurgia sia nella mammella sia nei linfonodi. Questa risposta patologica completa si associa anche a un minor numero di eventi di recidiva a livello locale e a livello di distanza. Questo è importantissimo perché si traduce in una probabilità migliore di sopravvivenza. Quindi vorrei concludere dicendo che l'immunoterapia e la chemioterapia è un nuovo standard di cura per le donne con tumore mammario in stadio precoce e che è essenziale, o direi anche che è un diritto, che ogni donna ne abbia accesso.
Una stretta collaborazione fra oncologo e chirurgo è sempre più importante per garantire il percorso terapeutico più appropriato ad ogni donna con tumore del seno triplo negativo. La classe chirurgica deve entrare in questa ottica, lavorare in stretta collaborazione con l'oncologo, l'anatomopatologo, tutti i membri del team multidisciplinare, al fine di trovare la migliore soluzione per questa paziente, e oggi i dati ci dicono che la migliore soluzione è sicuramente anticipare queste terapie alla chirurgia. La chirurgia ovviamente rimane sempre fondamentale per andare a verificare quello che è rimasto di questo tumore, perché grazie a questa terapia è possibile ridurre la massa tumorale all'inizio e quindi rendere più semplice l'intervento chirurgico, spostarsi da una mastectomia verso una chirurgia conservativa con un vantaggio enorme da un punto di vista psicologico per la paziente. Non solo l'attenzione all'ambiente. Le strategie aziendali legate alla sostenibilità non possono più ignorare gli aspetti legati alla S dell'acronimo ESG, cioè quelli relativi alle ricadute sociali. Non solo perché cresce l'attenzione degli investitori verso queste tematiche, ma anche perché l'interesse per la sostenibilità consente di minimizzare i rischi di errori o scandali dannosi per l'immagine aziendale. L'ambito sociale è complesso, coinvolge temi articolati quali i diritti dei lavoratori, i rapporti tra imprese e fornitori, la salute, la sicurezza sul lavoro, i diritti umani, le politiche di inclusione e la libertà di espressione, senza dimenticare la promozione delle pari opportunità e la trasparenza fiscale. La finanza etica nasce con l'obiettivo di mettere al centro dell'attività economica e finanziaria la persona e il pianeta in cui vive. Di più, intende riformulare i fini e i mezzi della finanza per creare valore economico senza che questo vada a scapito del bene comune. Il rapporto 2022 del World Economic Forum evidenzia che i maggiori rischi dopo il Covid sono oggi di tipo sociale. Le aziende che trascurano questa minaccia rischiano di andare incontro a situazioni spiacevoli, con ricadute dirette sull'andamento della propria attività. Come racconta Rianna Magni, Head of Institutional and International Business Development di Etica SGR. Usciamo da una lunga stagione di crescita che tanti hanno immaginato illimitata, non solo dal punto di vista finanziario, ma anche delle risorse naturali. Ora si sta tornando a considerare insieme crescita economica e giustizia sociale. Noi, fin dalla nostra fondazione, abbiamo scelto di concentrare gli investimenti nelle aziende più attente all'ambiente e agli aspetti sociali, nonché dotate di buone regole di governance. Diversi studi accademici hanno dimostrato che le imprese più sensibili a queste tematiche sono meno volatili della media a fronte di una crescita sostenibile nel tempo. Sul tema della sostenibilità non è facile distinguere tra marketing e contenuti reali, così come orientarsi fra i differenti criteri di valutazione utilizzati dagli addetti ai lavori. Un esempio è dato dai giganti di internet e della tecnologia, che per alcuni gestori sono sostenibili, mentre da altri sono considerati negativamente. I cosiddetti FANG, cioè Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google, al momento non rientrano nel nostro universo investibile, perché noi prendiamo in considerazione una pluralità di criteri, quali per esempio il rispetto della privacy degli utenti, le politiche in materia di diritti di lavoratori lungo la catena di fornitura e l'abuso di posizione dominante. Operiamo una doppia analisi. Prima applichiamo i criteri di esclusione che portano a scartare gli emittenti coinvolti in attività controverse. Quindi assegniamo punteggi sull'approccio di ogni azienda alla sostenibilità per individuare le realtà più virtuose. Gli investitori possono orientare in direzione virtuosa le strategie delle aziende, non solo attraverso le proprie scelte di portafoglio, ma anche per mezzo degli incontri con i top manager, per sensibilizzarli ad adottare strategie specifiche di riduzione dei rischi e rispetto delle persone e dell'ambiente circostanti. Un ruolo da investitori attivi, che costituisce la frontiera emergente nel campo della finanza. Puntiamo su un confronto continuo con i manager delle aziende in cui investono i fondi, con l'obiettivo di stimolare verso comportamenti sempre più responsabili e trasparenti. Lo facciamo perché siamo convinti che l'affermazione di un modello di sviluppo più sostenibile di quello che ha dominato gli ultimi decenni sia possibile, a patto però di un impegno condiviso tra cittadini, istituzioni, imprese e investitori. Riteniamo fondamentale partecipare alle assemblee societarie ed esprimere il nostro parere sulle questioni più delicate
legate ai diversi ambiti della sostenibilità. Moda, design, tendenze e lifestyle. Like, tutto ciò che piace. Vi dà appuntamento alla settimana prossima.